Ciao a tutti aliens, benvenuti in questo nuovo video. Allora, non so se l'inquadratura sarà fatta bene, eccetera. Prima prepariamoci insieme che registro con questo nuovo setting, quindi non so come verrà, spero bene, sto solamente sbagliando con le luci, devo vestirmi un pochino più estiva. Ok, no, ma va tutto bene, creperò alla fine di questa giornata probabilmente. Questo make-up me l'avete richiesto perché nei giorni scorsi ho pubblicato delle Instagram stories con questo make-up e quindi ve lo ricreo molto volentieri e intanto leggiamo alcune domande che mi avete fatto in una foto tipo di decenni fa, appunto per un Prepariamoci Insieme che non ho mai registrato, fantastico, e quindi niente, risponderò mentre mi trucco con voi. Allora, innanzitutto volevo dirvi che ho già fatto la base, illuminante, contouring, eccetera, mancano sopracciglia, occhi. Allora, iniziamo, sono tantissime. Ciao Sara, spero tu stia bene. Ti ho sempre voluto chiedere chi fosse la tua fonte di ispirazione nella vita e cosa ti spinge a continuare nonostante tanti ostacoli. Sono cresciuta guardando i tuoi video, dai vlog nel macchinino ai tutorial di trucco. Tu sei una delle mie fonti di ispirazione, grazie per esserci. Allora, innanzitutto sei dolcissima, grazie mille. Intanto inizio, che se non prendiamo più. E, allora, devo dire che fonti di ispirazione io iniziamo già male. Per me una mia fonte di ispirazione grandissima è senza dubbio Beyoncé, per quanto riguarda lo stile, eccetera. Devo dire che come fonte di ispirazione io non ne ho una specifica, nel senso non prendo ispirazione da tot persona per questo. Mi faccio un po' navigare da tutto quello che vedo nel web, nel senso vedo insomma una foto di Kylie Jenner con queste labbrone e appunto mi viene in mente, cavolo, potrei fare un video su questa cosa, potrei provare questa nuova tecnica. I make-up di Beyoncé mi piacciono tantissimo perché la maggior parte delle volte sono molto naturali, molto semplici, ma nonostante questo sono super iper power. E devo dire che non ho proprio una vera e propria fonte di ispirazione. Ah, piccolo argomento sopracciglia. So che le sopracciglia che sto facendo in questo periodo non sono le migliori del mondo, non piacciono nemmeno a me, ma purtroppo è questo che passa il convento. Cioè, a me non piacciono le sopracciglia di questo periodo, non mi piace come vengono, non mi piace la forma, non mi piace nulla. Però purtroppo è l'unico modo che ho per farle, perché non mi piace più la forma piccola e sottile che hanno, perché sapete che questo è un tatuaggio. Vorrei andarmelo a rifare, ma ora non ho né il tempo, né la voglia, né i soldi e quindi mi sto guardando un pochino intorno per capire a chi affidarmi. Lo so che voi vedete il riflesso, ma io sono cieca, non riesco a truccarmi come fanno le ragazze così, quindi ho bisogno di uno specchio super iper gigante. Una ragazza mi chiede i pro e i contro dell'intervento. I pro e i contro dell'intervento io li avevo già fatti in un video che vi lascio qua nelle schede, e li avevo già detti in un video, e poi prossimamente ci sarà un aggiornamento importante perché arriverà la data fatidica, cioè sarà un anno da quando ho fatto l'intervento. Avrò la visita col chirurgo di nuovo perché io l'ho già avuta anche una a dicembre. Ho avuto vari problemi e li ho un pochino tuttora, ma nulla di grave, nulla di irreparabile, però vi farò sapere lì. Ciao Sara, ti volevo chiedere, hai ancora rapporti con i tuoi ex compagni del liceo? Io sì, sono la mia famiglia. Ciao idola, idola, è veramente troppo, sei troppo gentili. Allora, io con i miei compagni del liceo no, nessuna delle due scuole che ho frequentato. E non per un motivo particolare, insomma, ma non, cioè, neanche mi ci sono mai trovata male, cioè ho sempre avuto da dire. Non voglio parlare male perché alla fine poi non ho fatto niente di che, semplicemente non ci siamo conosciuti abbastanza, secondo me, in realtà, cioè loro pensavano di conoscermi, ma in realtà non mi conoscevano realmente come io sono veramente. E niente, ne parlavamo anche l'altro giorno con Arin, perché sapete che Arin era mia compagna di classe ed è l'unica persona con cui io ho tenuto rapporti e ho rapporti. E cosa che in realtà non mi aspettavo perché ho sempre avuto la paura che finita la scuola lei non l'avrei più rivista, invece no, anzi, forse è addirittura migliorato il rapporto tra me e lei. Però non vi so dire un motivo particolare, però non ho più rapporti con nessuno, anzi, sono anche uscita dal gruppo della classe perché dopo un po', cioè, era inutile a mio avviso avere ancora il gruppo della classe e la trovavo un po' ridicolo, perdonatemi la parola, però è così. Ciao, ti volevo chiedere se hai tatuaggi, se ne vorresti e se hai paura degli aghi. Ciao, un bacio anche a voi. E allora, io non ho paura degli aghi. Notare che è mezz'ora che sono qua a farmi le sopracciglia perché non mi piacciono e continuo a sistemare l'insistinabile.
Vabbè, io non ho tatuaggi, a parte appunto quella alle sopracciglia, vaffanculo, scusatemi, mi è uscito dal cuore. E, non perché non mi piacciono, ma io ho un sacco di rispetto per mia nonna. E mia nonna i tatuaggi non li comprende, persona anziana, è capibile. E quindi ho un sacco di rispetto per lei e per ora non ne farò. Però sì, avrei tante idee, tante cose che vorrei tatuarmi, vorrei fare, ma... non ancora, troppo rispetto per mia nonna e non vorrei mai che si incazzasse con me per queste cose futili. Qual è il lavoro dei tuoi sogni? Riprenderai poi l'università? Qual è la cosa di cui al momento sei più soddisfatta? Allora, la cosa di cui sono più soddisfatta è me stessa. Orgogliosa di me stessa perché ho trovato un lavorino, un lavoretto, chiamiamolo così, e mi sto impegnando comunque nella relazione mia di Domenico, mi sto impegnando in casa, ho recuperato il rapporto con mia mamma, eccetera. Sono orgogliosa di me stessa e di tutto quello che mi circonda in realtà. Riprenderei l'università? Non credo proprio, perché vedo gente intorno a me che fa fatica a vivere per colpa dell'università. Non mi ci voglio trovare anch'io, sinceramente, in questo limbo di disperazione comune. E quindi piano piano sto abbandonando l'idea e mi sto concentrando su altro. Il lavoro dei sogni sarebbe dirigere un'azienda, per me quello sarebbe il top del top, e magari diventare anche famosa, capisci? Commenti carinissimi, grazie mille per tutti i complimenti. Ciao Sara, ti volevo chiedere com'è nata la tua passione per il make-up e se hai mai pensato di fare un lavoro legato al mondo del beauty. Un bacione anche a te, grazie mille. Allora, la mia passione per il make-up è nata da piccolina, quando avevo 10 anni, forse vedevo un po' mia mamma truccarsi, mi sono approcciata un po' a internet, YouTube, vedevo video di queste Shin Queen, non so se vi ricordate, emo, robe del genere, e quindi io ero appassionatissima, mi guardavo sempre i video di Clio, di Makeup Delight, ero patita, e lo sono tuttora, quindi così è nata la mia passione. Poi sapete, io sono autodidatta, quindi basta, non tocco più le sopracciglia, sennò veramente siamo alla giornata qui, vi giuro, voi non avete idea dell'ossessione che io ho e dei nervi che mi danno, perché per me deve essere tutto perfetto nel mio viso e le sopracciglia non lo sono, e a me dà sui nervi questa cosa. Andiamo avanti. Ciao Sari, come stai? Beh, ovviamente la domanda per il video non è soltanto questa. Volevo chiederti: che lavoro fai adesso? Faccio la commessa. Come è finita con l'università? Già detto prima. Vivi definitivamente con Domenico adesso? Sì, insomma, io l'ho spiegato anche nel vlog precedente, faccio un pochino su e giù, cioè dormire eccetera, mangiare quasi sempre è giù quando c'è lui, se non mangio da sola ma vengo qua su con i miei, insomma facciamo un po' su e giù finché lui non troverà casa e magari andremo a stare lì, insomma poi vedremo. Non saresti tentato di riprovare a fare video make up se la maggior parte delle tue iscritte te lo chiedesse? Allora, se me lo chiedesse, sì, già per me questi sono comunque video make up. Io lo dissi, o mi pare di no, mi ricordo dove l'ho detto, però make up tutorial non credo che tornerei più a farli. Allora, intanto vado ad usare Hashes dalla palette Naked Hit. Make up tutorial tutti ben strutturati, devo mettermi una base sotto, non credo che li farei più, semplicemente per il fatto perché sono impegnativissimi. Sia nel girato sia nel montaggio eccetera, e ti prendono veramente tanto tempo, poi la risposta che hai dal pubblico, almeno per quanto mi riguarda, poi magari l'altro youtuber all'altro youtuber va meglio è sempre meno magari di un vlog, di un prepariamoci insieme nel quale racconti magari i cazzi tuoi e la gente è più attirata. E non dico che sia che non è giusta questa cosa, perché io faccio uguale. Cioè, io faccio uguale, io guardo i video dove c'è flame, dove c'è digi e dove c'è gente che sparla di altra gente. Quindi vi capisco e vi comprendo. Sarebbe bellissimo, dato che adoravo i tuoi video make up troppo gentile ed erano quelli che se mi seguivo di più, ma penso ovviamente anche alle altre ragazze. Farei il video My Hair Story, la pizza challenge con Domenico? Allora, Hair Story è molto interessante, penso che la farò più avanti. Le challenge con Domenico a me divertiva veramente un sacco registrarle e un sacco anche editarle. Il problema principale è che Domenico ha veramente poco tempo, ragazze. Domenico lavora tantissimo, tantissime ore al giorno, 12-13 ore al giorno, 6 giorni su 7, quindi capite che a malapena ci vediamo io e lui.
Capite che se poi gli piace una videocamera in faccia, durante il giorno libero registriamo un video. Non gliel'ho mai chiesto, magari non direbbe niente, però non mi sembra rispettoso nei suoi confronti. Quindi per quello che non vedete Domenico magari nei vlog, nel canale, eccetera, lui c'è sempre. Ci aspettiamo tutte le sere a vicenda per trovarci e stare un po' insieme, ma non lo vedete per questo motivo, perché è sempre impegnato. Quando abbiamo quel poco tempo per stare insieme ce lo dedichiamo per noi e non per altro. Grazie mille per le parole carinissime, Maki, davvero. Dovrebbero essere quasi finite, quindi dopo io posso parlare a ruota libera di cazzate o di prendere spunto da quello che hanno detto. Io non riesco a... Non riesco a risolvere le domande mentre mi trucco, ragazze, cioè, è che mi viene da concentrarmi su di voi e non sul make-up. Ciao, le domande sono: quali sono i tuoi progetti per quest'estate? Allora, i miei progetti per quest'estate, semplicemente andremo dai genitori di Domenico, credo, anche perché se lo meritano, non lo vedono da un anno ormai, da settembre del 2017. Quindi si meritano di stare un po' con il loro figlio, Domenico si merita di stare un po' con i loro genitori, con i loro... perché non parlo italiano, con i suoi genitori, e io sono solamente troppo felice di questo perché mancano anche a me e non li vedo da tanto, e che ne sono molto felice di andare già a vedere. Poi lì è bellissimo, lo sapete, io sono innamorata di quel posto, quindi non fa altro che piacere che andare lì. Quali progressi ti sei prefissata entro l'estate a livello di dieta e di esercizio fisico? Allora, non mi sono prefissata chissà che, cioè io voglio semplicemente vedermi bene, cosa che magari non sarà mai possibile, però perdere quei chiletti in più che ho e vedermi bene. So che non sarà una roba che si sistemerà entro quest'estate, ma sarà un processo un pochino più lungo, un cammino un pochino più lungo, ma già quest'estate vorrei sentirmi meglio con me stessa e farmi magari molte meno paranoie riguardo a tutto ciò sul peso, eccetera, perché ha veramente rotto le palle. Sto cercando di fare una cosa un pochino più fine, perché nella foto che a me piaceva tanto era un trucco molto 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 pesante. Sto cercando di limitare le sfumature, ma non so quanto mi riuscirà. E visto che ora lavorate entrambi, vi concederete qualche viaggio fuori porta nel caso? E visto che lavorate ora entrambi, vi concederete qualche viaggio fuori porta? Certo, il problema è quando perché lui lavora sempre e quindi è anche difficile organizzare cose. Fate conto che abbiamo ancora la smart box dell'anno scorso per il viaggio a Milano, quindi siamo guaiati su questo fatto. Però aspettiamo che Domenico si liberi. Adesso dovevamo decidere quando andare a Milano e come andare a Milano. L'idea era o 3 giorni prima di andare giù, quindi prenderci 3 giorni per andare a fare questo viaggio qua, o dopo, però non lo so. Infatti io gli ho detto: guarda Domenico, decidi tu in base ai tuoi impegni, a quello che vuoi, per me è indifferente. E sarebbe bello far viaggio, eccetera. Domenico è molto avventuroso come me, quindi gli piace andare in posti che non ha mai visto, eccetera, anche fuori dall'Italia, però non è ancora giunto il momento, purtroppo, perché abbiamo sempre un sacco di cose da fare tutte e due. C'è qualcosa nella tua vita che ti penti di aver fatto? Io sono della scuola di pensiero che tutto quello che hai fatto nella tua vita, no, bello o brutto che sia, ti ha portato ad essere quella persona che sei adesso. Quindi se tu sei soddisfatto della persona che sei ora, interiormente intendo, perché mai dovresti pentirti di quello che hai fatto? Tanto comunque sono cose che nel bene o nel male ti hanno insegnato ad essere magari una persona migliore, ad arrivare a quello che sei ora. Quindi io la penso così e non eliminerei nulla, devo dire, perché tanto comunque sono orgogliosa di come sono adesso, quindi mi va bene così. Ecco, esatto. Poi mi scrive: la elimineresti tenendo conto che qualsiasi scelta che facciamo condiziona inevitabilmente altri accadimenti? Infatti, questa cosa mi ricorda molto effetto farfalla, no? Che se avete seguito alcuni miei gameplay era Until Dawn, che poi non ho mai finito perché mio fratello si è rubato e l'ha portato in Cina. Quindi non ho mai finito quel gioco, fantastico. Comunque, quando ti guardi allo specchio, sei fiera di quello che vedi o avresti preferito diventare un'altra? Mi saluti, sei splendida. Grazie mille, un bacione Wendy's Dream. Allora, cioè nel senso, fisicamente ovviamente non sono fiera di me, e vabbè, questo è risaputo e potevate già immaginarvelo da tutti i video precedenti sul peso. Però sono fiera di quel che sono diventata, perché io sono una... Adesso me la tiro un po', scherzo. Però un mio pregio è che...
io vado dritta per le mie idee, no? Cioè, se io ho in mente una cosa e voglio che accada una cosa e sono sicura di quel che sto facendo, metti anche non sicura, cioè, che sono sicura in quel momento, poi magari me ne pentirò nel futuro, ma sono sbagli miei, sono problemi miei, non è... Non, cioè, ci devo sbattere la testa io per capire le cose, quindi io sono molto fiera di quel che sono, perché... Non sono una persona codarda, non sono una persona che si nasconde dietro un dito, sa qualcosa da dire, lo dice tranquillamente, non ha problemi, quindi io sono fiera di me per queste cose, perché vedo tanta gente codarda in giro, tanta gente che non ha le palle di dire o fare cose, io invece, grazie a Dio, questa parte buona del carattere ce l'ho e sono contenta di averla, quindi sono fiera di me principalmente per questo. Poi sono una persona buona, cioè io prima che faccio del male a qualcuno proprio mi devi far saltare i nervi. Io nelle relazioni, nelle amicizie, in tutto do il 100% di me, tutto quello che posso dare io lo do, quindi non, cioè sono fiera di me, sono fiera come sono venuta su. Ultima domanda: cosa ami di Domenico? Credi sia la tua anima gemella? Allora io devo dire che non credo nelle anime gemelle, perché lo trovo un po' una cazzata, cioè comunque sia molte persone credono che questa sia la loro anima gemella, poi si lasciano e divorziano eccetera, quindi non credo nelle anime gemelle. Io con Domenico ci sto bene, a me piace perché siamo veramente simili, siamo totalmente uguali, che può essere un bene o un male, insomma come la vedete voi, io la vedo per un bene. Siamo veramente uguali, ci capiamo alla velocità della luce, basta guardarsi negli occhi, ci siamo già capiti, e mi piace di lui il fatto che mi faccia ridere sempre, che anche quando gli succedono delle sfighe ci ride sopra e prende sempre il lato positivo della cosa, il lato ironico della cosa, e a me quello fa impazzire, perché io molte volte quello non ce l'ho, invece lui ce l'ha. È generosissimo, è super disponibile, è simpatico, è un gran lavoratore, quando fa le cose ci mette il mille per mille, tutto se stesso, e poi cioè come fate a non amare una persona che ha lasciato tutto quello che aveva per venire su da voi, che ha fatto tutti questi sacrifici per voi, che lavora 12 ore al giorno per voi. Come fai? Come fai a non apprezzarlo? Come fai a non amarlo? Ti fa sentire importante. Poi veramente c'ha sempre dei piccoli gesti carini nei miei confronti. Mi regala sempre delle rose. Ogni tot mi regala le rose. E mi porta i cioccolatini. Mi porta la cazzatina. E quando siamo fuori tutto il galante. Sempre gentile. Mi fa sempre divertire. Con lui mi diverto sempre come una pazza quando siamo in giro. Quindi questo è. Io ho parlato per tutto il video e mi sono truccata a zero tempo, quindi adesso direi di velocizzare la cosa e di truccarmi in silenzio, perché sennò non ce la farò mai a finire in tempo tutto. Avevo ste domande sul groppone da rispondervi. Tutte le volte che pensavo devo registrare una ask, dicevo cazzo, ste domande da rispondere da una vita, e a me viene l'ansia. Infatti adesso con i direct sono un pelino più brava, perché appena vedo arrivare un messaggio, tac, rispondo, sono un cazzo da fare. Poi ho paura di perdermi, ho paura di rispondere dopo 80 anni, non mi ricordo neanche a che story si fa riferimento, quindi no. Ho deciso così e sono anche bravina in questo almeno. Sono stata bravina per le stories, allucinante. Sono contenta che voi, nonostante io molte volte sparisca, ci siete sempre, che mi diate tanto supporto. Nonostante appunto non mi vediate spesso, sono veramente tanto contenta del rapporto che c'è tra noi, perché quando ho bisogno ci siete, capito? Sempre e in massa. Non sapete quanto è importante. Io infatti vorrei ripagare tutto quello che voi fate per me, ma non riesco mai abbastanza. Quando voi mi scrivete Sara, ho questo problema, e vi sfogate con me, io vi dico sempre, se hai bisogno sono qui, perché io vorrei ripagarvi per di quello che voi fate per me, perché voi per me ci siete sempre, mi date sempre affetto, mi date sempre supporto. Vorrei solamente ripagarvi per tutto quello che fate per me, per la pazienza che avete, perché nonostante
Io YouTube, insomma, non ci sto molto dietro, ne parlavo oggi in live, non lo metto al primo posto come magari altre persone, cioè io preferisco mettere al primo posto gli amici, preferisco mettere al primo posto la famiglia, metto al primo posto il mio cagnolino, metto al primo posto Domenico, insomma, metto al primo posto altro. E poi YouTube è un passatempo, se fosse un lavoro YouTube a quest'ora non sarei a sti livelli sicuramente e starei facendo ben altro se fosse stato un lavoro e se avessi aperto YouTube per guadagnarci e basta come altri, che è giusto così, che facciano così, non gli recrimino niente. Però mi fa tanto piacere perché l'affetto è reciproco, l'affetto che voi avete per me ce l'ho io, ce l'ho anche io nei vostri confronti. Mi fa piacere perché mi difendete sempre, perché siete dalla mia parte e perché siete dalla mia parte anche se non sempre, e io questo lo apprezzo, perché io apprezzo tanto chi ha un proprio modo di pensare e voi ce l'avete. Quindi se io dico per me questo mascara non è nero ma fa le ciglia rosa, in realtà le fa nere, voi avete la libertà di opinione di dire no, fa le ciglia nere, non le fa rosa. Quando invece io vedo molti che sleccano il culo a questi fantastici idoli del web e basta, invece a me fa piacere che anche quando io faccio una cazzata o comunque faccio qualcosa che per voi non è una cosa carina da fare, e mi fa piacere che voi mi diciate: senti Sara, date una regolata, stai cagando fuori dal vaso. Quindi a me fa veramente piacere il rapporto che abbiamo. Mi stavo cacciando una mascara nell'occhio, tutto ok. Il rapporto che abbiamo noi, sapete quanto mi fa piacere? Mi fa piacere che molte ragazze in questi mesi di lavoro siano venute in negozio a salutarmi. Molte ragazze si trovavano a Bologna, lo so, per dei concerti, eccetera, sono venute a salutarmi. E a me mi scaldate il cuore davvero. Con alcune ragazze ci sono diventata molto amica. Tipo Tea, Giulia, Valentina, ragazze che ho conosciuto lì, oppure o anche ragazze che sento in chat. Io poi mi ricordo di voi perché mi ricordo il nick, mi ricordo il viso di chi scrive, chi commenta più spesso, quindi poi si diventa anche amiche, no? In questo modo una cara amica è diventata dona, per me veramente è una carissima amica e io la adoro, mi ci trovo proprio tanto bene e anche lei mi è sempre vicina e io sono vicina a lei come a poi a tutte ragazze, quindi io sono contenta del rapporto che c'è tra di noi, perché non è banale, non è scontato ed è un rapporto d'amicizia normale come se io fossi una di voi, perché poi io sono una di voi ragazze, perché io guardo il flame come voi, io guardo i video idioti come voi, io guardo i tutorial come voi, cioè non è cambiato nulla negli anni. Make up occhi finito, ora aggiungiamo un po' di illuminante, non manca mai e non è mai abbastanza l'illuminante. Cambio di outfit perché ho registrato il video che avete visto venerdì scorso e queste sono le labbra, appunto, se le volete ricreare qua in alto a sinistra vi lascio il video. In realtà nella foto che voi avete visto non avevo usato questo rossetto ma avevo usato Fetish Move di Nabla, che è un po' diverso oggettivamente da questo, adesso vi faccio vedere. Questo qua è Fetish Move e questo è il My Birthday Suite di Mulak. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere in alto a sinistra nelle schede se vedete altri video di questo tipo. Io vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo al prossimo video. EXO Aliens, ciao.